For you, it's the second edition of the Summer Fancy Food Show. How much is important to have like the Italian presence at this edition? Well, I think it's true. It's my second time here, and it's very extremely important for Italy to be here, to have such a strong and powerful presence. I think that since food is one of the main assets, one of the assets, let's say, of our soft power, this is this exhibition, this fair at the Javits Center represents a very important moment to showcase all the Italian strength in this field. And it's even a special edition because of the Italian Food Awards this year. Yes, that was a very, very big moment, and I think I want to highlight also how much we work as a teamwork here. You have the Italian trade agents who are coming from the consulate. It's Italy in New York and in the US is working under the guidance of the embassy in a very structured and teamwork way. And I think this is people know that, are aware more and more about that, and it's important to keep on this momentum. This is a very good edition. Actually, it's the biggest ever, first of all. And every year we have new initiatives and new things that are added to the basic presence of more than 300 Italian companies. Yeah, one of the news of this year is this food award organized by the Food Magazine. It was very nice. I've been given 13 awards. And the very nice things that I highlighted during my very short speech is that all these awards have been given to companies mainly for their innovation. We have always to remember that after Germany and France, the United States is the third market for Italian food and wine. And for some products, like wine, for example, is even the first market in terms of export. So it's extremely important. There are a lot of part of this country that are not been explored yet by Italian companies, where the presence of Italian restaurants, Italian food is still very small. And even in the areas like New York or San Francisco, where we are very, very present, actually we still have room to present new products, innovation, new solutions, new packaging. So it's really the biggest market for the future. Questo è il suo primo Fancy Food Show, come sono andati questi giri? Un'esperienza interessante, sorprendente, perché incontri aziende italiane che con orgoglio partecipano qui a New York a questo evento, che vanno in competizione dimostrando di essere superiori di molto ai competitor di tutto il mondo. Un'Italia che ti rende felice, poi l'alimentare, io sono campano ma posso dire un alimentare che dimostra di essere all'altezza di quelle che sono le esigenze della gente che sempre più spesso gira il mondo per gustare i sapori dei territori. Anche ho verificato una sinergia fra i diplomatici italiani, il consolato, col console, con l'ICE. Quindi abbiamo un'Italia che sa mettersi insieme per dare quella spinta in più per dimostrare che siamo un grande paese. Ognuno di noi ha avuto una mamma, ha avuto una nonna, qualcuno che in cucina ha cercato di farti innamorare del mangiare bene. Creativity and innovation are the two keywords for the US market. This new pavilion with a completely renovated look is more open, more friendly. It's also giving you the feeling of tradition because of the use of wood and also the new activities that the Italian Trade Commission is doing together with the Ministry of Agriculture to promote the product from the denomination of origin. Everything under the umbrella, the extraordinary Italian taste, that is the logo where which we are doing this big promotion plan in United States for food and wine, supported by the Ministry of Economic Development. I am the CEO of the consortium
tradizione italiana. Consorzio Tradizione Italiana is an organization that gathers together 14 producers, leading producers in Italy. Most of them are family businesses. One is floated on the stock exchange but still owned by the family. It goes from the beginning, the squeeze of orange juice, up to the end, after dinner with the coffee, going through the pasta, the tomato, the balsamic vinegar. All of those are part of the Consorzio Tradizione Italiana that puts together the energies also on the buying, on the selling, on logistics, and helps the companies to work together in order to get advantages, synergies, reduction of costs on buying, but also share information on distribution. How much is important to having Gragnano's pasta in the USA market? It's very important. It's one of the excellence of Italy, like Parmesan cheese, like Parma ham, like Gorgonzola. Those are the products that made the big, great the Italian food, Italian cuisine, and that makes very happy and much easier to work chefs. Gragnano pasta is a dream because it's made in one town only in the world of 27,000 people. The water on which the pasta is made with the dough, the semolina, is the water of Gragnano. It's a very light water that doesn't have a lot of minerals like calcium and everything, so you don't have to stress the dough. It goes very naturally and very slowly. The other thing is that minimum protein content on the semolina must be 13%, which means the product is al dente by itself without having any particular in natural way of making it al dente. Last thing is very, very important as well is the drying process that undergoes a severe and very strict system of controls that replicates naturally what was the drying of pasta outside in the street of Gragnano. Chi non conosce il parmigiano reggiano è buono ma fa anche bene, soprattutto alle donne incinte, agli sportivi. E come sta andando questo Fancy Food Show? Le persone sono consce delle proprietà nutritive del formaggio? Il Fancy Food sta andando molto bene, abbiamo un'affluenza copiosa di esportatori, importatori, ma anche consumatori finali che stanno scoprendo dei nuovi benefit del parmigiano reggiano. Infatti il parmigiano reggiano, oltre ad essere un must nella cucina dei food lovers, è anche un prodotto che ha una serie di benefici, soprattutto salutari, per una classe di consumatori. Pensiamo ad esempio alle mamme incinta, pensiamo ai bambini che devono essere svezzati, pensiamo agli anziani, pensiamo agli sportivi. Perché? Perché nel corso della maturazione del parmigiano reggiano le proteine liberano gli aminoacidi che sono quindi facilmente e prontamente assorbibili. Porto un esempio: mangiando 100 grammi di parmigiano reggiano si assume la stessa quantità di proteina che si ha mangiando 100 grammi di carne, ma mentre per poter assimilare gli aminoacidi contenuti nella carne servono 4 ore di processo digestivo, dopo 45 minuti che una persona ha mangiato il parmigiano reggiano ha già assimilato gli aminoacidi. Ci racconti un po' la storia dietro il consorzio del parmigiano reggiano? Il consorzio è un organo che unisce tutti i produttori di parmigiano reggiano in una realtà unica. Oggi in un'area grande come la regione dello Champagne ci sono 340 piccoli caseifici, 340 piccoli produttori di parmigiano reggiano che sono quelli autorizzati a fare il vero parmigiano reggiano perché si trovano in un'area, in un territorio che è responsabile delle caratteristiche organolettiche del parmigiano reggiano. Ognuno di questi operatori è troppo piccolo per poter individualmente fare delle operazioni sul mercato. Allora ci si è uniti in un ente, si danno risorse finanziarie a questo ente per poter portare avanti delle politiche comuni. Le politiche sono la promozione del parmigiano reggiano, del prodotto in Italia e nel mondo, ma anche la vigilanza e la tutela. Da quanti anni siete radicati nel mercato americano? Ma
Noi esistiamo come consorzio da 84 anni e nel mercato americano da oltre 35 anni. Tenete presente che gli Stati Uniti sono il principale mercato estero del parmigiano reggiano, con oggi oltre 10.000 tonnellate all'anno consumate. Ciao Edoardo, tu sei qui al Fancy Food con una selezione di vini che stai facendo gustare a italiani e non. Come sta andando? Sta andando molto bene. Vinitaly International è alla terza edizione consecutiva insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e a ICE, Italian Trade Agency. Siamo qua insieme a Parma e a Milano con Cibus e Tutto Food per far innamorare, se si può, ancora di più gli americani del nostro grandissimo patrimonio vitivinicolo. Che selezione di vini stai facendo gustare oggi? Vinitaly International è l'ambasciatore del vino italiano nel mondo, quindi quello che cerchiamo di fare è raccontare l'enorme patrimonio che abbiamo, e lo facciamo da nord a sud. Quindi abbiamo fatto una giornata dedicata al Grande Nord con il Trentino, il Veneto, la Valle d'Aosta, poi siamo passati al centro con la Toscana immancabile e oggi siamo andati sul sud e le isole, quindi abbiamo grandi nomi, Argiolas, Planeta, Tasca d'Almerita, insomma tantissimi vini, uno più buono dell'altro. Come si muove Vinitaly sul mercato americano? È un mercato fondamentale, è il primo mercato in termini di export, stiamo crescendo annualmente del 5%, quindi dobbiamo esserci, ci siamo con tanti eventi, questo è un evento importante, ma ci siamo anche in questo momento siamo all'After Wine, dove stiamo facendo un corso per formare i nuovi ambasciatori del vino italiano in America, quindi una settimana di full immersion dove prendiamo grandi nomi, grandi esperti del vino, gli facciamo una formazione mirata sul vino italiano, al termine del quale fanno un esame e possono diventare i nostri nuovi ambasciatori, i nostri nuovi esperti del vino, che a loro volta formeranno nuovi ambasciatori del vino italiano. Prima mi hai nominato Fiere di Parma, Fiere di Milano, come state collaborando insieme? È un progetto molto interessante per fare sistema, quindi insieme a Cibus e Tutto Food, che sono due grandi fiere del food in Italia, Vinitaly si è alleata per, insieme a ICE, creare e fare sistema. Quindi siamo qui insieme al Fancy Food per dare valore all'evento, portando noi il wine bar, eventi collaterali e attività che possano attrarre ancora di più gli importatori e distributori locali. When we talk, when we promote Italian products, sometimes it's very easy to be confused with some products that sounds Italian but are not Italian, the famous Italian sounding. So we must absolutely do a lot of education, a lot of training, a lot of information to the consumers to make them aware about the authentic Italian products. That's why we have done a big communication campaign last year with almost 1 billion impressions. We will do another one at the end of this year, in the second part of 2017. We want to go ahead because the key word is to have the American consumers more aware about the authentic Italian food.